Giovedì 18 giugno ci troviamo a Treviso per il workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore in collaborazione con l'Associazione Impianti Sportivi e all'Ordine degli Architetti della provincia di Treviso. Si parla delle sfide dell'edilizia del futuro, ma anche di forma, performance e sostenibilità applicata agli edifici e agli impianti sportivi. Tanti temi affrontati con tanti esperti e specialisti del settore. Allora vediamo i contributi che abbiamo raccolto. Il punto che noi abbiamo raggiunto sugli impianti sportivi è notevole, nel senso che c'è molto da fare, c'è molto da fare per recuperare gli impianti sportivi esistenti che vanno messi a norma, vanno efficientati a livello energetico e bisogna quindi creare le possibilità anche per i gestori di poterci lavorare, poter vivere di questa attività. Adesso con i nuovi ausili e con le nuove tecnologie questo sta diventando sempre più fattibile e non dico semplice, perché comunque tutti questi interventi hanno bisogno di uno studio particolare, ma nuove figure professionali stanno sorgendo per la conoscenza dei materiali e per quindi creare questi efficientamenti energetici che si traducono poi in un risparmio nella gestione dell'edificio e di conseguentemente diventa più facile per il gestore continuare l'attività e non arrivare come sempre si sente dire tutte le volte a fine anno con dei passivi per cui poi la comunità deve intervenire, ripianare, oppure i centri poi non danno dei servizi ottimali come l'utente sportivo vuole. Quindi creando questi risparmi energetici, oltre a generare un eventuale flusso di cassa per il gestore che può quindi intervenire e gestire al meglio la propria attività, non dimentichiamoci che non buttiamo più in ambiente il CO2, quindi l'inquinamento. Quindi uniamo già due cose, una migliore redditività per l'impianto e una migliore salute del nostro ambiente con il rispetto di tutto ciò che ne consegue a livello di natura. Oggi cercheremo quindi di far vedere ai nostri colleghi tutte queste tecnologie, tutte queste nuove metodologie e soprattutto gli approcci nuovi di normative europee, nazionali, eccetera, eccetera, che portano noi progettisti a questa direzione, cioè a progettare in maniera efficiente, polifunzionale, consapevole. Quindi un buon progetto fondamentalmente poi diventa anche facilmente finanziabile nei vari enti nazionali o europei, e quindi finalmente non avere più delle cattedrali del deserto, ma avere tutta una serie di impianti che siano veramente funzionali e al servizio dell'utenza sportiva.